momento durato mesi e mesi, perché sapevo che lui stava raccogliendo un po' di materiale, faceva delle conferenze, faceva degli incontri, sesso e amore in Romagna, eccetera. E tutti mi chiedevano, ma esiste qualche libro su sesso e amore in Romagna, sotto le coperte, eccetera, eccetera? Dico, no, però so c'è qualcuno, eccetera. Vabbè, io l'ho lavorato ai fianchi, posso dire, non dico altro, solo ai fianchi. L'ho lavorato ai fianchi e da cosa nasce cosa, e finalmente un mesetto fa è uscito questo Sotto le coperte non c'è miseria. Detto questo, non devo ringraziare nessun altro, tranne che ovviamente gli astanti. Vi ringrazio e buona serata. Do un microfono a Beppe San Giorgio, poi non so che cosa succederà. Grazie a tutti e buona serata. Colgo l'occasione subito per ringraziare e fare gli auguri a Renzo Bertacini, perché oggi è San Martino, la festa dei vecchi! E potevamo noi dimenticarci di farti gli auguri in questa giornata? Mia moglie con tre amiche è partita ed è ad Avano Terme. Io per questo ti faccio gli auguri. Io lo sapevo, per questo ti faccio gli auguri. Allora, faccio una piccola parentesi. Io sono assolutamente indegna di essere qui questa sera per due motivi fondamentali. A, perché questo libro è pieno, è anche un dizionario, è stato meraviglioso, Angelo, un dizionario di bad words, come dicono gli inglesi e romagnoli, di modi di dire che all'epoca non avevano nessun tipo di significato esageratamente volgare, perché la lingua era quella di tutti i popolari. Ce ne sono tantissime, bisognerebbe saper leggere il dialetto. Io il dialetto, nonostante io sia un'icona della romagnolità, quest'anno sono stappata anche nel Lunar Dismember, sono riuscita a essere fotografata nel Dismember, nonostante io in romagnolo non lo parlo, faccio fare l'astento, lo capisco, perché sono di nascita romagnola, ma in famiglia si parla tutt'altra lingua. E sono indegnamente qui perché, nonostante il personaggio di Wanda Carellista o altri personaggi che ho fatto in teatro, in cabaret, siano delle donne proprio molto calorose, molto vogliose, nonostante io da giovane, essendo nata nell'epoca in cui c'era la cantante Pia Zadora, vi ricordate? Io venivo chiamata Pia Sgadora a scuola. Nonostante questo, io purtroppo dal 95 faccio l'amore solo con mio marito, quindi una noia terrificante, quindi purtroppo non ho neanche, ogni tanto faccio l'amore col mio autore, ma è sempre mio marito, quindi non cambia più di tanto. E mi sembra molto bello essere qui nella giornata di San Martino, perché questo libro mi ha edotta, partendo dal discorso dei vecchi di San Martino, che è sempre un argomento che voi mi insegnate attuale, mi ha insegnato quello che è il rapporto tra San Martino, i morti e Halloween. Cioè, io vorrei che tu potessi ripercorrere questo, che veramente l'ho trovato interessantissima come cosa. Perché adesso io, da mamma di un bambino che fa l'asilo, che ha fatto l'asilo dalle suorine, no? C'è tutta una campagna contro Halloween, proprio. In realtà ho scoperto questo libro che fondamentalmente Halloween in Romagna si festeggiava, non si chiamava così. Ci vuoi illustrare com'era questa cosa degli 11 giorni? La faccenda che risale ai Celti, quindi oltre 2000 anni fa. Il calendario celtico festeggiava o celebrava il Capodanno in questo periodo. Il Capodanno celtico andava dal 1 all'11 novembre. Era il tempo in cui i mesadri, anche fino a 40-50 anni fa, si spostavano da un potere all'altro, perché era il Capodanno agricolo. Ed era il periodo nel quale sistemare il vecchio, cioè purificare la stagione vecchia e favorire l'entrata della nuova. Incaricato di questi erano i morti, i quali tornavano sulla terra la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Halloween. Tant'è che c'è una via vicina da cui il nonno raccontava che la notte del 31 apparecchiava la tavola per quante persone della famiglia lei aveva conosciuto ed erano morte, perché sarebbero tornate a rifocillarsi nella loro casa. Poi la mattina facevano alzare i bambini prima dell'alba e rifacevano i letti, perché i morti della casa dovevano riposarsi dopo il lungo viaggio dall'aldilà.
in queste 11 notti, 11 giorni, poi i morti facevano vari riti, e si mangiavano le fave proprio in loro onore, credo anche qui a Faenza in questo periodo si mangiano le fave dei morti, che non sono più fave, sono dolcetti rotondi, ma si chiamano fave. Ma la cosa curiosa è che si fanno solo in questo periodo, sono fatti con l'anice, cioè si potrebbero fare tutto l'anno, e invece si fanno solo in questo periodo. I morti, fra le varie, i vari riti, perché erano nella comunità, e il fatto che i morti fossero in mezzo alla gente era rappresentato dal fatto che intagliavano delle zucche con un teschio, mettevano una candela accesa dentro e la mettevano sui davanzali, sui siepi, dappertutto, per dire i morti sono tra noi. Proprio le zucche, come? Perché davanzali. Poi vi dico perché questo rito e all'origine hanno l'origine comune. Insomma. Fra le varie cose facevano la caccia rituale ai vecchi, ai mariti corrotti. C'era il ragazzasso, cioè quello che non era sposato, quindi lui era alla posta, che radunava un gruppo di bambini armati di carabattole, coperchi, tamburi, tutto ciò che fa rumore. Si acquattavano sotto la finestra del becco e poi tutto un tratto cominciava a urlare fuori becco, fuori becco. Poi scappavano perché ogni tanto il becco sparava, perché la denuncia pubblica era terribile. Allora uno si chiede, ma come? Colpiscono il marito quando la colpa è? No, perché in una società maschilista il marito tradito non aveva esercitato il suo ruolo di maschio dominante e aveva permesso che la moglie col suo comportamento creasse un caos che aveva che doveva essere purificato. Io qui voglio l'applauso. Se io ti tradisco è colpa tua, applauso. Cioè, è una società evoluta quando pensa una cosa del genere. Perché a noi, e poi a noi romagnoli, tira molto il sacco essere cornuti. Perché il marito cornuto che subiva quella che si chiama la campleta perdeva qualsiasi valore sociale. Cioè era azzerato socialmente. Era terribile la denuncia pubblica, si dice, lo scritto di uno di Serarolo, che aveva avuto la denuncia, questa denuncia, la tampleda, poi era emigrato in America. Dopo 30 anni il figlio tornò a Serarolo e il commento fu le tornè e Fiodebec. Per dirvi appunto di una cosina, per dare il significato giusto. Nel caffè di casa, il caffè dei pensionati, c'erano due che discutevano se con tre ruote si faceva una salita del macello con quattro puntali sopra, che sono quelle patacate che si fanno al bar, no? Che non hanno nessun senso, però se si affa- io parlo in dialetto e non traduco, lei parla, non parla in dialetto, io non parlo in dialetto. Quando non capisco ti chiedo. Sì. Poi se avete il vicino ve lo fate tradurre. Allora questi due, se si affa- no si affa- se no, se no. A un certo punto l'ho detto l'altro, salute, salute, e la cosa è finita lì. L'ultima cosa, perché Halloween? Perché i Celti sono andati anche in Irlanda. A metà 800 ci fu la crisi della patata che provocò un'immigrazione enorme negli Stati Uniti, dove gli irlandesi portarono questa tradizione molto antica. Poi ha preso, poi in Italia la Chiesa dopo l'ha spostato dal primo al 2 e ha messo i santi al primo, però insomma. No, perché qui si festeggiava tra il 31 e l'1, anche dopo ci hanno messo i santi nel mezzo, cioè sì. È interessantissimo, sì. Era proprio quel giorno lì, il giorno di Halloween. Sì. La tradizione voleva che il ragazzasso andasse sotto la casa di un becco e poi radunasse un po' i vecchi del paese e corressero fino a poco tempo fa. C'era la corsa dei vecchi, l'ha fatta anche mio marito, io lo testimonio. Fino a, se l'ha fatta mio marito, non siamo vecchissimi, fino a una decina d'anni fa si radunavano in piazza anche a Faenza e partivano in maniera, io me la ricordo, facevano due giri, facevano un giro doppio. Il primo giro mio marito arrivò a quarto. In gara sprint, al secondo giro non è più arrivato. Non ha mai vinto. Non ha mai vinto, non ha mai vinto. Perché c'era una tecnica, no? Lo facevano anche a casa, perché è il mio paese. Ed erano maledetti perché si sapeva chi era poi, perché chi erano i vecchi. Qui dice nel tuo libro, posso permettermi di leggere una cosa, dice chi corre? Corrono coloro che
che hanno la fondata certezza di una moglie fedele e che in quell'esibizione più forte lo dichiarano, dimostrando di poter stare al gioco senza tema di un reale inserimento nella categoria dei messi. Poi corrono coloro nei quali la saggezza e l'ironia hanno il sopravvento e che perciò ritengono che nessuno sia certo di nulla e che tutti debbano celebrare questa festa. Corrono coloro che, certi di essere vecchi, stanno alla festa perché non si dica di loro che dovevano esserci e invece ci sono ben guardati dal compiere il loro dovere. Corrono coloro che, certi di non essere vecchi, ignorano quel che sa l'intero paese intorno alle questioni extracomunitarie, che di solito sono quelli che... Sì, perché ovviamente gli altri erano maledetti e li facevano vincere. Mio marito non ha vinto, mio marito. Oh, un'altra cosa che è interessante nel libro, secondo me, che mi ha un po' sconvolto, il libro è carico anche di cose che sentite adesso, adesso sembrano follie. Ci sono alcuni riti, ad esempio si parla adesso tanto di bullismo, alcuni riti che venivano fatti, alcuni giochi tra virgolette che venivano fatti ai bambini ancora in puberi erano pazzeschi, cioè il fare pappa o dar la tira, non so se voi sapete, di sono cose tremende, cioè che fare adesso altro che bullismo, cioè adesso vengono, ti mettono in galera per delle cose del genere, sono talmente forti che ve le leggete, comprate il libro, ve le leggete, non ve lo stiamo a dire. Alcuni filtri per fare innamorare insomma, lo spasimante del ragazzo, ci sono delle cose, delle tecniche pazzesche che hanno a che fare con dei succhi corporei assurdi, capito? Ve lo leggete anche questo, quindi veramente, ma è roba di non tanti anni fa, insomma, quindi è roba recente. E poi c'è la descrizione del romagnolo, che per me questa è meravigliosa, ve la posso leggere, questa la descrizione del romagnolo, chiaramente Giuseppe a me che se ne inventa, sono tratte da fonti. Ecco, vai, vai, per dire questo. Io ho preso tutte le citazioni da libri che sono in biblioteca. Io so che a caso l'altra sera alcune signore commentavano tra loro, cioè, cosa ha scritto. Tutte cose bene, che sono nei libri. Qualsiasi ragazzino può andare in biblioteca e trova questi libri. Ciò che non è nei libri io l'ho preso dal bar dove vado a casa. Allora l'altro giorno gli ho detto, voi parlate e parlate, ma tanto io faccio i soldi con le vostre patacate. E neanche non vengono a chiedere i diritti. Allora, allora, descrizione del romagnolo, questa è la descrizione dell'Ottocento, dello psichiatra Guglielmo Ferrero, nel libro Il mondo criminale italiano, così descrive Romagnoli, quindi fino all'Ottocento, Come i loro gusti tengono molto alla franca animalità primitiva, così le loro maniere non hanno nulla di fino di delicato. Il dialetto non è infiorato di rose, ma brulicante di scorpioni, per espressioni pittoresche e crude, per bestemmie esplodenti, per ingiurie che bruciano la pelle. Pochi possono rivaleggiare con loro. Le maniere dei romagnoli sono sempre un po' brutali e anche quando vogliono essere gentili sembrano le carezze di una tigre. Guai poi se vogliono essere scherzose. Ancora Armando Borghi in Mezzo secolo di anarchia scrive: tipi tagliati con l'ascia, capelli e barbe alla Mirta e Cipriani, capparelli alla Passatore, baveri del paltò alzati sul collo, retaggio di nonni cospiratori, pippe fetenti e scaracchi anche dove sta scritto non sputare sul pavimento. E bestemmie. Nei discorsi mascolini come le virgole, i punti, le virgole e i punti fermi nei libri stampati. Sani bevitori, eloquio, non parlantina, amicizie solide, modi rustici. Una manata e un non sei ancora morto ammazzato? Voglio dire, quanto bene che ti vuole. In sintesi, il romagnolo veniva descritto così. Parla forte, sputa per terra e non chiude mai la porta. E quindi, cioè la donna romagnola, perché il tema del libro è fondamentalmente il rapporto di coppia, l'intimità, quindi la donna romagnola aveva a che fare con questo soggetto, teniamola presente questa cosa. E nel libro, pagina 110, c'è un passaggio che mi piace molto, è come fondamentalmente l'uomo considera o descrive la sua sposa. Quando parla in diretto te lo passo a te, sì, sulla pagina 110.
110. 110, sì. Nel matrimonio, che nel matrimonio fosse quasi sempre l'uomo ad occupare un ruolo di superiorità rispetto alla donna e quindi di scarsa considerazione verso di lei, lo si rileva dal detto che pone le cose alle quali l'uomo teneva di più in quest'ordine. Pramo la sciopa, pui che e pui la moglie. Okay. A ribadire la gelosia del possesso, un altro detto consigliava di non dare in prestito tutti e tre i beni ai quali si teneva di più. E se capitava un'uscita comune per una passeggiata, l'uomo non andava a braccetto alla moglie, ma camminava sempre un passo avanti. Ora non so se avete mai visto me e mio marito in giro. Le corse, sei una povera disgraziata. Sì. Scusate, si poteva cogliere la superiorità del marito anche, questa è bellissima, nel modo di chiamare e di indicare la moglie. La moglie era? Sumè. Riferita ai bambini, ai figli. Non era la moglie, è la madre. Il vecchio romagnolo difficilmente diceva mia moglie, altrettanto difficilmente la indicava con il nome di battesimo. Ricorreva all'espressione Sumè, indicandola indirettamente come la madre dei propri figli. Il marito in campagna, e questa è bellissima, spesso si rivolgeva alla moglie col tu, la moglie invece a lui col voi, e lui la chiamava... Tra da una che è oca. La donna è oca. No, ma di questo ci si innamorava, ci si conosceva, il libro parla chiaro, non erano tantissimi, però vi ritrovo, ci si conosceva a Vessa, in chiesa, nelle aie delle chiese, poi il corteggiamento coltivava nelle aie delle case, o ci si conosceva alle feste da ballo, o delle feste quando c'era la spannocchiatura, e tutti i lavori dei campi diventavano delle... E poi si corteggiava. Qui mi piace questa differenza, fuori casa o dentro casa. Il maschio romano ci teneva a far comune in casa, cioè a essere accolto in casa. Adesso, prima di entrare in casa, far l'amore in casa. E una cosa che per me è molto bella sono le regole. Tu quando eri ammesso a far l'amore in casa, quindi voleva dire che lei ti voleva e la famiglia ti accoglieva, tu entravi e c'erano delle regole, secondo me, divertentissime. Forse qualcuno di voi tu le hai passate. Queste sono regole che tu hai vissuto. Io andavo amorosa il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Vi rendete conto che per una come me tra 50 anni questo è calendario? Mia suocera mi diceva perché è vandere esire istrione. Posso però dire una cosa, certo, alla nostra difesa? Quando prima andavamo su me, la donna, eccetera. Noi romagnoli siamo molto pubblici nell'esternare i sentimenti. Noi facciamo una fatica, non ce la facciamo a dire alla moglie ti voglio bene, costerebbe pochissimo, anzi niente, eppure non riusciamo a dirlo. C'era a Cesena una coppia molto avanti negli anni e la moglie diceva sempre al marito, temmi di mai che tu bacio. A quel punto il marito disse, a troppo del perché siamo lì dentro. Sì, a pensare che adesso fa ridere. Allora, le regole della casa che Beppe ha già è lecito andare a ritrovare l'amante il martedì, giovedì e sabato di ciascuna settimana e non in altre giornate, di stare fino a mezzanotte. E perché comprenda quando debba andare via, deve stare attento, chiaramente rumoroso, alla reggitrice, alla zdora, la quale, volendo congedare la conversazione, si alza in piedi, rizza sotto il camino lo zocco che sta sotto il focolare come in atto di smorzarlo, e quello è il segnale della partenza. Quando si gira il zocco, lo zocco. Però c'era chi si riusciva a prendere. Vai. Allora, era ovviamente i due ragazzi approfittavano dei rari momenti in cui la mamma si distraeva, oppure più spesso quando fatta l'ora di andare via, la ragazza accompagnava il ragazzo sulla porta e lì ci scappava un bacio, qualcosa.
uno di Casola riuscì a mettere incinta la ragazza sulla soglia. Casola si sa. Adesso posso andare avanti, non credo ci siano bambini. Ma certo, allora, voi sapete come si fa, vero? Possiamo andare avanti. Non vi raccontiamo nulla. Ci voleva anche la collaborazione della ragazza. Attimo era fuggito. A un certo punto il padre della ragazza chiamò il ragazzo per fargli un ciacarone. La prima cosa che gli chiese fu: come fa? E lui disse: a vesur che lo cavello. E il babbo, che conosceva il mondo, disse: però vuit. Però vuit no, però... A vostro. Diventa amorosi, ci si sposa, anche sulla prima notte ci sono delle regole strane, cioè proprio strane. Cioè, già sei arrivato a sposarti, però la prima notte non si consumava in generale, perché in realtà c'erano magari i parenti che erano venuti in casa e che quindi, cioè, la casa era piena, magari dovevi accogliere. E poi comunque un'usanza voleva che tu, che lei alzasse la camicia, sì, dopo tre giorni. Secondo me l'alzava prima. Se non l'aveva già alzata. No, ma è vero quello che dice lei, è il fatto che nelle case contadine c'era poco spazio, per cui se c'erano degli ospiti dovevano dormire con gli altri, addirittura anche i familiari stessi, nelle famiglie molto povere si andava, ed in modo di dire, andava a letto alla montanera. Cioè andare a letto in più persone, in un letto singolo andarci in due o tre, in un letto matrimoniale andarci in quattro o cinque. Spesso i bambini, abbastanza piccoli, dormivano con i genitori, dai piedi. E c'è un fatterello che ho raccontato. Ma bisogna metto, sai? Se no, sì, lo sai, hai bisogno della paglia. Lo so, lo so. No, perché se l'hai già letto? Sì, sì, ce l'ho, devi dire. Allora, due bambini, uno piccolino e uno un po' più grandicello, che sapeva già come andavano le cose. A un certo punto della notte il grande sente dei movimenti nel letto, scuote il piccolo e gli dice: touch trip che c'è. Non me lo traduco perché lei non me lo capisce. Vieniti stretto che ci siamo. Vieniti stretto che ci siamo. Prego, prego. Lì dopo c'è l'apertivo, lì dopo. È meglio che sapendolo. Oh, un'altra cosa, ecco, siamo partiti prima dai vecchi, insomma, quindi grande onta, colpa del maschio, però questo è vero, se ti fai tradire vuol dire che ne hai bisogno. E, dall'altra parte, quando invece è lui a tradire, e qui è molto bello, c'è tutto questo capitolo sull'ironia, sul grande orgoglio, sulla grande forza d'animo della donna romagnola, che nonostante la famiglia sia assolutamente matriarcale, però era la sdora, teneva lei le redine, cioè era lei più delle volte l'imprenditore dell'azienda familiare, era lei che sapeva quando andare a castare i galletti, i caponi, quando andare al mercato, era lei che teneva i soldi, quindi comunque non era una donna poco. La famiglia era matriarcale perché lui era, come abbiamo detto, bestemmiano qua snando, c'è cosa fare? Cioè, fare una cosa del genere, però le donne non si, cioè erano delle donne di un altro scalo. E qui ci sono due o tre passaggi, aspetta che se ho visto la pagina giusta, che me ne sono sempre, l'ho letto con attenzione, l'ho sottolineato, mi sono fatto tutti i miei segnini e poi io perdo. Aspetta, dov'è? 37, ok. 37, un esempio di questa cosa, di questo fatto che vi dicevo, capitò a una signora fermata per strada da un'altra donna che l'affrontò brutalmente. Io sono l'amante di suo marito e voglio che lei sappia che glielo porterò via. Lo stupore della aggredita durò una frazione di secondo. E disse all'altro: non si preoccupa, hai amato fuori la porta e lì non puoi ritirare 4 ore. Non si preoccupa, hai amato fuori la porta e non può venire di re quel lavoro. Mi spacco la carta e eccole qua. Questa è la vera storia romagnola, scrive ancora Giuseppe, che magari ha la morte nel cuore ma non fa trapelare niente. E
animale in apparenza imperturbabile e granitica. Se una vicina le riferisce malignamente di una scappatoia, non darà mai la soddisfazione di una scappatella, scusatemi, non darà mai la soddisfazione di vederla piagnucolare sul tradimento, magari rispondendo: oh, se il mio uomo va con le altre, segno che piace. Poi, pagato questo tributo di ossequio alla supremazia del maschio e all'orgoglio di divinità, si rifarà nell'intimità di casa con tutti i mezzi di cui dispone e con tutte le armi che sa maneggiare con estrema destrezza. E questo è bellissimo. Quali meraviglie possono essere successe. E il libro è pieno di scioglilingua, di indovinelli, di ninne nanne, cose che venivano raccontate anche ai bambini. Perché i bambini in realtà, come dice giustamente Giuseppe, svelando squarciando un velo ormai ridicolo, cioè vedevano animali accoppiarsi nelle ali in qualsiasi momento, quindi come in realtà si dovesse produrre un piccolo si sapeva, però nonostante questo non era ritenuto simpatico raccontare ai bambini come nasce. Fino a perché? Sette in Romagna è un numero magico e la regole antichissime dicevano che se uno mangiava qualcosa davanti a un bambino o una bambina che avesse meno di 7 anni doveva dargliene un po', perché era il passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. Poi fate 7 anni, ciao, mamma. La cosa bella è che alcune di questi scioglilingue, di questi indovinelli che sono pensati per i bambini sono grevissimi, e ci sono le ninne nanne che secondo me sono bellissime. Questa però bisogna che leggi tu, perché se leggo io sono immagina. 131, le ninne nanne per me sono meravigliose, sì. E sono meravigliose soprattutto perché alcune volte poteva succedere che il bambino fosse allevato da una nonna, da una zia, la mamma magari era scappata con qualcun altro, e quindi il livore della suocera o della zia per la mamma trapelava anche nelle nanne che i bambini ascoltavano, che cose che fate adesso, c'è cioè, altro che telefono azzurro. Cioè, sì, perché la ninna nanna poi più che altro serviva a far addormentare, e quindi l'importanza della ninna nanna era la cantilena, era il ritmo. Poi loro le recitavano perché le recitavano le madri, le donne, con poca attenzione a ciò che dicevano, ma dicevano delle robe. No. Cioè, c'è qualcuno che ha bisogno della traduzione, se lui legge, ho capito tutti. Ok, allora non andiamo con la traduzione, andiamo solo con le ninne nanne. Posso spiegare da vicino. Vabbè, se avete bisogno dite, io lo posso leggere in italiano, ma ho provato oggi a leggere delle cose in dialetto, mio marito ha detto che dà meno fastidio grattare una lavagna. Allora, la ninna nanna. Fa la nana, te ci fiondi una puttana. Fa la nana, fiondi un fre. Al suo mecchi che tu pei. Lei guardia di Capuzin, fa la nana e mi va bene. Fa la nana, fion d'un fra, vacca mamma e pecche bar. Fion d'un fra, fa la tunana, pecche bar e vacca la mamma. E poi c'è un'ultima, fa la nana, fion d'un bec, e tu va prende i stec. Il tuo cusere la papa, fa la nana, fion d'una vacca. Fa la nana, sclavo il fei, mamma vacca e back to pay. Applauso che ci vuole. Quando poi loro arrivano alle tante delle cose si chiederanno chi erano questi cappuccini che erano infilati nelle robe. Ci sono anche due preghiere laiche molto belle, pagina 114, che l'uomo, consapevole del fatto che diventare becco era un'onta terrificante, era consapevole anche del fatto che il passaggio fondamentale per diventare becco era sposarsi. Quindi la paura anche di sposarsi per entrare insomma alla berlina. E a questo proposito sono queste due preghiere laiche bellissime che adesso Beppe vede. È la preghiera del ragazzo, come dice. E mi signor, fasica me marita, San Marit fasica in sei a bec, San Sobec fasica de seva, e San So fasica sei a puntare. Questo è un finale bello, insomma. Ce n'è uno più tragico. Vabbè, inizia col solito, poi a un certo punto dice: San Sobec fasica ne seva, San So fasica ne creda,
San Creed fasì che non veda e sa vede fin di una città. Altre cose volevo toccare due o tre parole che sono fondamentali, che girano, che sono sempre presenti in Romagna, un simbolo, e comincio con le parole. La parola putena. La parola putena, secondo me, l'ho detto male, molto male. Diciamo putana. Putana, ecco, vedi, guarda, come dicono. Non so, sono oriunda. Pagina 15 c'è tutto l'uso della parola, i significati che può avere e, secondo me, è interessantissimo che possa essere, non ci ho mai pensato, che possa essere anche attribuito a un uomo, cioè si può dire anche a un uomo, e questo ha tutta una serie di significati meravigliosi. Vogliamo fare un discursus? Sì. Però bisogna fare una premessa. Lei ha detto putena perché il libro, ovviamente, avendo citazioni da libri di tutta la Romagna, qui non esiste un dialetto romagnolo, esistono tante parlate, e quindi... Scusami, a questo proposito vengono citate nel libro tutti i casini e le tributarie di casini della Romagna, interessantissimo, fino a Imini, quindi questo per dire Faenza, con i nomi delle signore. A Faenza c'era un bordello d'alta classe, che era... Se aveva il bigliettino in inglese. Vagantina. Capito? Tant'è che è rimasto indetto Dante Casella Latina. Ecco, vedete. Quindi questo proprio c'è citato. E c'è anche una filastrocca dove cita le donne più belle e le donne più brutte. Sì. Donne, Faenza non è presa in considerazione. Le più belle sono Bagnacavallo, Cotignola. Bagnacavallo, Cotignola. E Brisighella. Solarolo. Mi dispiace per quanto sono dolorese. Sì, perché... Non lo dico. Questo, quindi, per farvi capire quanto invece è, quindi, proprio internazionale rispetto alla Romagna, questo libro. Ecco perché anche i vocaboli hanno citazioni diverse. Io consiglio di leggere il dialetto più con la testa che con gli occhi, in questo senso. Una volta capito il senso, capito il valore, traducetelo immediatamente nel vostro dialetto. Vedrete che è molto più facile. Perché? In quasi tutti c'è la traduzione anche in italiano, però la stessa frase detta in dialetto suscita il sorriso, detto in italiano appare ossena. Il dialetto è così, è dolcisse, e quindi vi invito a leggere la parte in dialetto, poi andate forse sono capite. Allora, come diciamo, io sono di Casola e lo dico in questo modo. Lei la puttana, la fa la puttana da tua madre. In Giulia ha il ragazzino che ti ha combinato un pesante scherzo. Ci dice anche che la puttana da tua zia, o da tua seia, chissà perché in tutte le lingue, in tutti i dialetti, c'è anche in inglese. Queste povere donne, queste povere madri, debbono fare spesso le spese di colpe non loro. Le donne del popolo, per scherzo sul serio, dicono che la puttana che ti ha fatto, oppure fiondo la puttana. Spesso è la stessa madre che così si rivolge al figlio. Tanto per dire quanto il valore sia in realtà non corrispondente a quello che effettivamente no, mi ha detto. No, è un modo di dire. Sì, sì, io credo che anche voi, anche le donne più pie, se cade qualcosa, dicono torri in tecù, come esclamazione di torri in tesac nel modo un po' più pudico. Quello che non sono riuscito a capire, nonostante, dice questo che ho citato, nonostante anni di ripensamento, è perché si dica e culevo come una puttana. Per disegnare chi scappava via, chi si allontanava in fretta. Ma se queste stanno ferme per ore e i vincoli o lungo le strade. Poi lei faceva dei casini, che stavano lì che aspettavano, dove dovevano andare, non so. Forse quando uscivo dovevano una pausa veloce, non so. Vado avanti? Sì. Cina putana, rivolta a un uomo. Ecco, rivolta a un uomo, cina putana. Significa sei un tipo di pochi scrupoli, sei uno che non va per il sottile e che per il proprio tornaconto si rimangia anche la parola. Oppure, putana vece, individuo, si dice anche questo è un uomo, individuo abile, furbo, maneggione, anche se in regola con il codice. Ma putana, esclamazione che vale, eh no, adesso basta.
oppure alla più putana, nel peggiore dei casi. Nel peggiore dei casi, alla più un bisticcio di parole, un tizio si informa sulla serietà di una ragazza. È la seria? Risponde l'interpellato, ma putana stai seria? Un'altra parola. Quindi putana, c'è una serie di allocuzioni maschile e femminile riferito a... Un'altra parola che torna e ritorna e che ha un quantitativo di significati enormi in Romagna è patacca. Patacca che c'è o al femminile o al maschile. In realtà il patacca è a suo modo o comunque un'offesa, anche se talvolta anche molto leggera, al femminile la patacca è comunque un complimento. Perché sì, oltre a essere una sineddoche, una parte per il tutto, è anche un complimento, capito? Complimento. C'è un'elencazione a pagina 133 dei significati che può avere la parola patacca. Se vuoi posso dire anch'io perché è abbastanza in italiano. Allora, patacca è, secondo Aristarco, che Aristarco è il nome d'arte di Roberto Casalini. Roberto Casalini. Che così ci elenca la possibilità di patacca. Non leggo tutto, ve lo sintetizzo. Patacca è lo scimunito, uno sciocco, di quelli da quali bisognerebbe avere pena per eccesso dell'ingenuità che li contraddistingue. È l'incapace di leggere la situazione, di capire il momento che si sta vivendo. È il tradito, il tradito oltre a essere becco è anche. Patacca è lo sbruffone innocente, chi si è fatto imbrogliare in virtù di una sua dabbenaggine, e questo è in realtà il più importante, come è l'esibizionista, lo sburone consapevole. Poi c'è l'esteta, che apprezza ed esercita la rappresentazione, una delle grandi virtù dei romagnoli, una disposizione che spiega il patacca esteta, come quello che a Ravenna, staccatosi dalla gran folla che si era raccolta attorno al cadavere di uno sventurato steso su un selciato con la gola aperta, da una coltellata si chinò sul morto e esclamò: fatta bella cortleda, capito? Poi c'è il politico e lo spiritoso mancato, colui che ritenendosi uno spiritoso coi fiocchi si abbandona spesso a battute fuori luogo, evenienza delle quali la risposta dell'interlocutore, questo sì dotato di intelligenza, dando tutta la misura della sua pochezza. E poi c'è il patacchette, che indica una nullità che non merita nemmeno la categoria del puro e semplice centrullo, e il patacnet. Questo bisogna leggere. Patacnet. No, patacnet sì, e poi dopo c'è patacnet. Patacnet, che rappresenta il cicisbeo azzimato, un po' affeminato. Sì, sì. E questo io volevo chiedere, ma il mondo dell'omosessualità nella Romagna non era contemplato? No, c'era, però non era molto... A parte patacnet, c'erano altri... Per dire come fosse... poi nella campagna non era molto... Mio marito ha detto che lui ha sentito dire dai suonanti alla tosse. Sì, la un per tosse. Oppure l'anno puttarella. L'anno puttarella, c'è il ragazzo di campagna, che va in città per farsi fare un paio di pantaloni e va dal sarto con la butarella. Lui si mette una volta per fare i pantaloni da uomo e uno chiedeva dove lo teneva, se lo teneva a destra o a sinistra. E il sarto lo prende in mano e dice: e qua, questo dove lo porti? E lui dice: parte l'assa dei a me porta casa. Il patacca esibizionista, quello che è quello spiritoso, anche quello fatto spiritoso, a Ravenna, le ravegnane sono terribili, c'è questa ravegnana che va in bicicletta e si tiene una mano con una mano alla sottana, perché non vuole dire. Solito patacca spiritoso e gli fa: così paura, ma può la veia. E lì gli fa: e mia patacca, come la fate per la potrà fare anche il panno. Quell'altro spiritoso, c'è il patacca spiritoso, e entra in un bar dove c'è una ragazza seduta su un sgabello con le cose scoperte. E lui, per fargli lo spiritoso, era freddo, dice: non posso scaldare il mare. E lei gli risponde: gli era mai scritto fratta agli oracci.
riguarda, non so se lo dico bene, il Patacca de Rocco. Che per me è bellissimo, in Italia guarda, è a pagina 141, ma questo tranne la chiusa, per me la chiusa è la bella criticità, che sono io che ho detto. Però il Patacca de Rocco era il soprannome di una famiglia i cui membri erano appunto chiamati il Patacca de Rocco. Afflitti e complessati per una tale denominazione che annullava nel ridicolo ogni loro prestigio, si rivolsero ufficialmente all'autorità per non essere più in tal modo offensivo soprannominati. L'autorità capì, accolse la richiesta e da allora in poi da tutti furono chiamati i Patacca Cavelli. Cioè per me questo è bellissimo. Togli Rocco e... a proposito di Patacca, cioè il concetto di Patacca ci sta anche col fatto che col galletto, cioè il maschio romagnolo che doveva essere virile, doveva accontentare la moglie altrimenti diventava becco, ma doveva accontentare chiunque povera disgraziata ne avesse bisogno, cioè era quasi una missione, quindi far sapere di essere attento a quest'opera era un dovere al bar ed era un dovere pubblico ostentarlo. Da qui la figura del galletto e da qui l'amore comunque per, indipendentemente dal credo politico, anche tra repubblicani e anarchici, della figura di Mussolini, che era, era il galletto per eccellenza. E c'è qui un passaggio che mi fa molto ridere. I romagnoli erano inoltre convinti di essere... Questo è un pezzo tratto da un libro della Gianna Preda. Gianna Preda era di destra, era fascista, scriveva sul Borghese. E quindi io tranquillamente ho preso questi commenti sul Duce, detti da lei. Perché è lui, perché lui era il capo del governo, ma è per un romagnolo era comunque un simbolo, cioè sintetizzava, simboleggiava da romagna. I romagnoli erano inoltre convinti di essere i massimi intenditori delle cose del sesto, oltre che i più focosi ed esperti. Commentavano infatti da veri intenditori le formicazioni di Mussolini, al quale si attribuivano gusti erotici ben precisi. Si dava per certo, per esempio, che ad accendere la sua immaginazione e il resto fossero donne con le cul grosse e capaci di... 124 venare bene il culo, di valorizzare cioè quel che quel loro ben di Dio posteriore con eccitanti atteggiamenti. Gli piacevano le donne dalle tetti spartiti con le poppe disgiunte e si racconta che odiasse i reggipetti. Altrove si parla delle mutande e si dice che era un'abitudine, poteva succedere, nelle campagne di non portare le mutande, abitudine coltivata anche da personaggi insospettabili, ad esempio Mussolini, la cui vita privata era seguita e commentata dai romagnoli, soprattutto quando lui uspuglieva la pelle da duce, si spogliava della 140, si spogliava della pelle del duce. Quando si spogliava della pelle del duce, i più informati davano per certo che lui non portasse le mutande perché gli arrossavano i testicoli e che soltanto quando era diventato duce aveva preso l'abitudine di mettersene, perché se gli capitava qualche maestro o veniva ferito magari da un attentatore non era bello farsi trovare sotto i pantaloni col culo nudo. Mussolini probabilmente apparteneva a quella categoria di maschi sempre molto rumorosi in Romagna, i quali se avevano l'amante dovevano farlo sapere, altrimenti che gusto c'era. Ad esempio il duce era l'amante di Claretta Petacci, anzi Claretta Petacci era l'amante del duce, che per occultare attentamente la sua relazione e nello stesso tempo renderla visibile all'universo mondo, come è proprio di Patacca Sbruffoni, raggiungeva l'amante al Grand Hotel di Rimini partendo in motoscafo da Riccione, dove soggiornava in villa con Donna Rachele, seguito dal gran codazzo di barche con le guardie del corpo. Nessuno vedeva quel che tutti vedevano, perché bisognava pur far sapere da quale potente sciupa femmine fosse governata l'Italia. È molto molto simpatico. Poi il libro racconta anche molti afrodisiaci, se ci fosse qualcuno
qualcuno qui che rischia di diventare vecchio perché non accontenta la moglie, può vedere a pagina 88 gli afrodisiaci, che sono il formaggio stagionato, lo zabaione, ce ne sono tantissimi. Le uova di piccione. Le uova di piccione, chi non lo sa, le uova di piccione. C'è l'impennato poi. Cioè, scambia rosmarino all'oro. Quando fate l'arrosto metteteli tutti che metteteli tutti. E a pagina 18, non voglio andare troppo, allora quando è che stiamo parlando? Non vi voglio. Dillo con la voce che non vedo niente. Perché noi non abbiamo l'orologio. Sono le 6, cosa vuol dire? Che l'ho cominciato. Sono tre quarti d'ora, va bene, ci siamo. A pagina 18. Perché eravamo d'accordo col marito che. Ma stava qui, qui lo vedevo, è andato là, l'hanno lo vedo mica. C'è le chiavi da vicino. Allora, tra le varie parole che vengono citate, c'è il concetto di figa secca. Figa secca che io non so, adesso io adesso usandolo lo riferirei a una che se la tira un po', che. Ma è un utilizzo moderno del termine, che in realtà non riproduce quello che era il significato. Allora tu ci spiegassi il significato di figa secca e poi ci illustrassi questa cosa che io non so se voi lo sapevate. Figa secca era una maschera tipica faentina, cioè a Venezia c'è l'Arlecchino, a Faenza ci abbiamo figa secca. A Napoli c'è un Pulcinella, a Reggio figa secca, cioè è... Qualcuno lo sapeva? Era la maschera. Siete ben vecchi. No. E non... Era la tipica maschera faentina. Era mascherata, era una vecchietta che camminava con una sporta con dei dolci dentro. Aveva una canna con attaccato un figo secco. Un figo secco, insomma. Poi tutti i bambini dietro cercavano di prenderlo. Il figo secco. Lei lo muoveva e vedeva. Ora, si trova anche questa parola nel vocabolario romagnolo italiano del morte, faentino. Lui invece chiama figa secca un gioco fanciullesco, detto anche guancialin d'oro, nel quale uno posa la faccia in grembo a un altro che sta seduto e questo gli chiude gli occhi in guisa che non possa vedere chi sia colui che lo percosse in una mano, che si tiene dietro le reni ma lo deve indovinare, una specie dello schiaffo del soldato. E si chiamava figa secca. Però è riferito a una persona, non c'è un significato. Non usa. Un anziano. Un anziano. Ma te la figa secca come maschera l'hai mai... Io non ho, io l'ho troppo trovato. Io mi fido a carnevale, quest'anno lo faccio sempre a figa secca. Cioè, per me fa il botto. Adesso se ce l'hanno... Non so se ce l'hanno tolto, bisogna guardare. Rischi di non trovarlo, però se ce l'hanno fai il botto. Voglio concludere chiedendo con le donne, perché mi piace pensare che il sesso senza donne non possa esistere, non sono tutti d'accordo, però per me è così, citando i difetti femminili, che i difetti nella considerazione dell'uomo romagnolo e anche del patacca romagnolo, che sono pagina 159, ma questi sono tutti indietro, devi leggere. Quelli proprio, c'è proprio da fare, sarei proprio. Che sono praticamente, sì, i bei difetti, cioè sono dei difetti che... Cioè io li ho chiamati, proprio il capitoletto si chiama i bei difetti delle donne, perché prima ho parlato dei pregi e difetti di uomini e donne, poi c'è una categoria speciale che sono i bei difetti delle donne, quelli che sembrano difetti, ma che gli uomini apprezzano molto. Vi volete? Cosa vuoi dire? No. La c'ha piosa che nega cavello. Le cu, la mela da giostra, tutti si botta. La pioccia che il drillè che non impatta la Madonna e il pure. Donna ex cosi fien o puttano o poche mani. E dice la più forte che la fiumana è quella che conoscete tutte, tira però un pene donna e un pene più. Poi ce ne sono delle altre, la iatis guer, cioè è seguito dagli sguardi degli uomini perché o ha un portamento, ha dei modi di fare questi sguardi.
lei come spigul di acqua serpe, perché l'acqua serpeva stava sempre in un angolo e tutti ci mettevano la mano. Poi ce ne sono alcune carine che dicono: adesso lei con lì, lui è da Facebook State, cioè c'è da farsi rovinare. Bisogna vedere con la suona la piva, e questo non c'è bisogno. Quattro me la sgrafogna con una gata. La sgrafogna. Anche se ti rovina la schiena, però Lei è compagna della campagna di Fresimon che la suonavano tutti. Lei è una slumbadora, donna sessualmente esigente che fiacchi i lombi del suo uomo. Slumbadora. Non può sbagliare, lei ha una santa cevadora. Nel naso che insomma tradiscono una certa propensione. Quando la frogia si allarga nella larga. Oppure la lista a cavallo, cioè le scappa di sotto, insomma, non riesce a tenerla ferma. Di uno si diceva, là una montona mare l'hai data fetta da sé. E ce n'era un'altra che diceva, là una murassa mare che per ciavela tutto il monte di dentro. Ma è come le giornate più bracciante proprio. E in molto molto meno colorita c'è un modo di dire romagnolo, che è solo romagnolo, se voi in quanto romagnoli magari non siete consapevoli che c'è solo qui, che è riferito sia agli uomini che alle donne, che aiche. 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 Aiche è da dentro tutto. Ma che cosa significa, cosa sarà questo aiche? Non so, è proprio un modo solo romagnolo che dice tutto, proprio aiche. Io chiuderei con la parte finale del libro, che è dedicato a noi, alle donne di Romagna. Che è stato un modo per chiedere scusa alle donne. Ma non ce n'è bisogno, perché da questo libro leggendo si capisce che voi siete delle bestie. Quindi cioè, la funzione di questo libro è questa, quindi non c'è bisogno. Si ricordano alcuni casi in cui le donne sono state vittime di... morte per i diritti loro stessi, si ricorda Conselice nel 1890, una rivolta di mondine di cui due furono uccise dalle forze dell'ordine, Imola nel 44, sempre i loro diritti, sì, quindi forza. Donne romagnole comunque con i maroni, si può dire. E, mi piace di questa parte finale, mi piace, un pezzo di Tonino Guerra, che descrive l'immagine della donna, in particolare appunto la donna romagnola, delineata assieme a Fellini. Fellini ci ha dato molto in questo libro, perché la donna romagnola, quella proprio iconica, quella abbondante, la tabaccaia nelle opere di Fellini è la fa da padrone, insomma, la fa da padrone per tutta la vita di un fanciullo dell'epoca. E vi leggo prima questo pezzo di Tonino Guerra. Dice: durante le sedute di sceneggiatura di Fellini, ogni tanto, anche se non c'era un riferimento preciso al lavoro in quel momento, ci mettevamo a parlare della donna, questo universo che ci teneva avvolti e pieni di ammirazione, confusa e ignorante. Quando poi tornavo a casa, appuntavo quello che risultava di più magico di quei discorsi sgangherati. Ne è venuto fuori una somma di brevi riflessioni. In Romagna, durante la civiltà contadina che ci ha lasciato da poco, ha sempre comandato la donna, la zora, che guidava i movimenti della famiglia e del denaro. L'ignoranza della donna è sorridente, quella dell'uomo è pesante. Noi siamo l'albero e loro le radici. La donna è un universo misterioso che ti riempie di domande senza risposta. La donna è sempre madre e noi sempre ragazze disobbedienti. La donna si nutre di sacrifici e noi di desideri. Davanti ad una donna è come trovarsi davanti ad una montagna che sembra trasparente. E alla domanda come se non sono le donne romagnole di oggi, Giuseppe San Giordi risponde con
con le parole della faentina Patrizia Pralina Diamante. È qua. Che è qui presente. Che con un po' di autoironia, vuoi leggerlo tu? No, leggi tu. Con un po' di autoironia e di consapevole orgoglio di appartenenza scrive: io non lo so come sono le donne romagnole. Sono forti come la roccia, sono morbide come il burro. Delle gran lavoratrici che si sacrificano per la famiglia e per i figli. E quando i figli sono grandi fanno volontariato per gli anziani e per il terzo mondo. Sono quelle che vanno a letto sempre dopo e che si alzano sempre prima. Quelle che vanno in discoteca con le amiche e il giorno dopo al cimitero a trovare i loro morti. Sono delle grandi rompicoglioni le donne romagnole. Non sono mica di marzapane. Hanno sempre la battuta pronta e sempre velenose. E con le amiche e con i figli non sono mai troppo tenere. Fanno i complimenti solo quando conviene, pochi ai loro figli e molti agli estranei. Sono solari e gioviali, sì, ma sono anche lunari e saturnali e tristi e malinconiche e non di rado depresse. Ma la tristezza non impedisce mai di fare tutto ciò che si deve. E quando si ritrovano fra di loro, parlano spesso di amori finiti e di morti, di disgrazie, di problemi di famiglia e delle cose che potrebbero aggravarsi. Non sono brave a consolare con le parole, tanto è ruvida la lingua che sembra cartavetrata, ma sono bravissime a dare una mano concreta a chi soffre. Sono quelle che disegna Fellini nei suoi film e che Tonino Guerra canta nelle sue poesie. Sono immense come la gradisca e la cabaccaia, con grandi tette e culi belli, pieni e rotondi come quelli delle afro-cubane. Oppure magre e sottili e con piccoli seni come la vulpina, ma assolutamente sexy e pieni di energia erotica. Le donne romagnole viaggiano con una carrozzeria compatta, non superano quasi mai 1,70 m. La statura media della donna romagnola è 1,70 m. Eppur viaggiando in 500 sono più potenti di un bolide di Formula 1. Sono more quasi sempre e sono belle, ma di una bellezza un po' selvaggia, non raffinata, con il trucco nemmeno fatto troppo bene e il vestire non molto ricercato, i capelli esagerati. Sono belle quando ridono, e la loro riso spacca il silenzio e rimbalza sulla luna. Vanno in bicicletta le donne romagnole. La bicicletta è il cavallo di queste valchirie. La abbandonano solo per essere portate con il carro funebre. Le donne romagnole sono profondamente religiose, anche se possono fare tutto senza Dio. Quando non sanno più come imprecare, si mettono a pregare la Madonna, ma di nascosto, la mattina presto. Oppure mentre versano una lacrima sulla sfoglia fatta in casa. Non hanno da passare di uguali donne romagnole per reggere la baracca col marito, oppure no, con tutti i conti da far quadrare, le bollette, i bilanci di aziende familiari. Si dice addora, che significa reggitrice. La donna romagnola è questo, una colonna che regge tutto. Io le amo e sono anch'io come loro. Lo è una parte importante di me. Grande Pralina. Voglio ridare la parola a Renzo. Intanto che io e Roberto andiamo a prendere le bottiglie di spumante, Giordano Zinzani, prego, si avvicini al palco. Due parole insieme a Beppe, vedete voi come gestirvi. Il nuovo libro Champagne e spumanti di Romagna, che anche quello, insieme a sesso e amore, trovate al banchetto dell'ingresso. Alla fine ci spostiamo fuori, brinderemo e intanto io vi ringrazio. Vorrei salutarvi con una barzelletta, si sente anche là? Poi il microfono, va bene così. La barzelletta che si sposa bene con quello che ci siamo detti adesso, Beppe non la sapeva, se no gliel'avrebbe messa, si chiama Punti di vista. L'amante. Sì, dai, ancora, dai. La prostituta. Dai dunque, brigati. La moglie. Bisogna de una ma bianca e su fette. Bellissima. Thank you.